Nei paesi, in campagna, in montagna, ovunque andiamo incontriamo chiese, cappelle e altri segni minori, chiamati segni di devozione minori. Oltre a essere un grande simbolo di fede, sono anche simbolo della nostra storia e della nostra tradizione. Croci e capitelli spesso sono stati costruiti come ex voto in caso di situazioni come peste, colera, incendi, devastazioni, oppure in situazioni di guerra e di emigrazione. Spesso sono anche situati in luoghi molto impervi. Arte, leggende, aneddoti, ambiente naturale fanno da cornice a tutto ciò. Tra le varie possibilità che il territorio della Valle dei Laghi offre, vi proponiamo tre percorsi ad otto, così che possano essere svolti in due tappe distinte, per immergervi nella natura e incontrare i segni di devozione della nostra gente. I percorsi sono mappati e i punti di maggiore interesse sono segnalati. Nella zona di Valle Laghi, l'Aiuola della Pace, presso il Teatro di Valle Avezzano, con l'immancabile Olivo, ci ha portati a ricordare la Festa della Pace, che negli ultimi 20 anni ha accompagnato la commemorazione del voto di San Valentino, festeggiato dal 1945 con la fine della guerra. Sull'anello basso del percorso, che porta verso Padernione, troviamo richiami alla pace in ogni paese. Con l'anello alto, che porta verso Terlago, si può godere della pace dell'ambiente naturale e incontrare segni di devozione lungo tutto il percorso. Nella zona del comune di Madruzzo, il pensiero va immediatamente alla casata dei Madruzzo, principi vescovo di Trento tra 5 e 600. La loro presenza sul territorio si esplicita anche in vari segni del sacro. In primo luogo, la loro cappella privata all'interno del castello, purtroppo raramente accessibile. Poi, la cappella madruziana nella chiesa di Calavino. Un importante legame hanno avuto anche con la chiesa di Santa Maria Lauretana a Castel Madruzzo e con la chiesa di San Mauro a Calavino. Per il comune di Cavedine, da sempre legato alla tradizione contadina, abbiamo pensato a un percorso che ricordasse l'antica tradizione delle rogazioni, ovvero delle processioni accompagnate da speciali litanie che avevano lo scopo di propiziare l'esito del raccolto e di proteggere gli abitanti da fame, guerra e malattie. Il percorso partiva dalla chiesa parrocchiale e raggiungeva di volta in volta vari punti del territorio della parrocchia, che potevano essere capitelli, edicole votive, cappelle o le croci in mezzo ai campi. Il percorso si snodava per diversi chilometri e raggiungeva tutto il territorio parrocchiale per proteggerlo e benedirlo. Questi sono gli itinerari del sacro nella Valle dei Laghi, che vi invitiamo a percorrere per scoprire la nostra valle e le sue tradizioni.